Ciao a tutti amici, Batman Arcane presenta una grafica veramente eccezionale. I dettagli sono... ho appena finito a fare la recensione di Batman, due palle così. No, bellissimo. Un gioco meraviglioso, i dettagli della... stavolta della Rock Bottom Steady hanno veramente entusiasmati. I dettagli dei stivali degli soldati. Certo che fare la recensione dei giochi uno dice una stronzata, se li fai male, no problem, una stronzata. Cioè, quelli che facevo all'inizio, il primo che ho fatto, che so, cioè, io gioco, allora, praticamente qui, sì, dovete, allora, dovete andare qui, c'è questo qua, c'è vai qui, cicchicà, cicchicà. Invece adesso, gli ultimi due che ho fatto, e stamattina ho fatto, cioè, ci ho messo 2 ore stamattina tra finire la recensione scritta, vabbè un po' scoppiazzata di qua di là, ma senza scoppiazzare altre recensioni, perché altrimenti quelli se ne accorgono e mi dicono ciccione che si può fare quella cosa lì, però rifacendo, mettendo, togliendo, girando, spinnando il testo. Perché se non lo sapete, allora premetto che non funziona, però se voi non lo sapete, uno dei trucchi SEO, allora partiamo dal presupposto che se te scrivi un sito web, vuoi diventare famoso con un sito web, avere un blog, non puoi andare a prendere il testo degli altri siti. Allora, dal punto di vista etico non si può fare, dal punto di vista legale neanche si può fare, ma non è che ti fanno... estremamente, penso, anche se vige il reato di plagiarismo, va bene, di plagio, insomma, plagiarismo, perché in inglese si dice plagiarismo, però di plagio, ma soprattutto perché Google, se vede che te esci fuori con un blog nuovo, con le robe scoppiazzate da altri siti, dice, ma questo qua è un copione, e glielo frego. Allora, esiste, diciamo che fa cagare come idea, come soluzione, però esiste dei software che vengono chiamati spin text, che veramente te li metti il testo scoppiazzato, che so, da Apple Lounge, lo spinni, lui praticamente usando sinonimi, girando le parole, ti rifà il testo, e dopo quello lì non è più uguale all'originale. Allora, non so se esistono siti similari in italiano, ma in inglese sì, e si chiamano spin text, cercate su Google, no? Però il problema è che poi alla fine c'è un testo quasi illeggibile. Beh, non è uguale, no? È certo che non è uguale, fa cagare. Infatti io ho tentato quella soluzione lì, di spinnarlo, e non è venuto. Ale, si promette una lunga mattinata, perché ci sono 5 gocce di pioggia, e allora... bisogna andare ai 30 all'ora sull'autostrada, perché poi c'è sempre lo stronzo che ha fatto l'incidente, che non guardava. E quando mi capiterà a me, così ti impari a parlare degli automobilisti felici, dei poveri automobilisti che fanno gli incidenti. Allora, se però non sapete, non trovate un software italiano che fa la stessa cosa, c'è un trucco che lo potete fare tutti. Prendete il testo di, facciamo un esempio a caso, di Apple Lounge. Voi avete un blog melato, voi siete i padroni di Apple Zine, no? Però non avete voglia di scrivervi l'articolo, allora andate su Apple Lounge, su melamorsicata.it, andate tutti. Saluto gli amici di melaforsicata.it. Ciao, ciao Franco, come stai? Allora, copiate il testo in italiano, lo schiaffate dentro Google Translate, lo traducete in qualsiasi lingua, tedesco, inglese, francese, non lo so, e avete il vostro testo in francese. Lo riportate, lo copiate, lo mettete nel francese e lo ritraducete in italiano, no? Ciò fa in modo che, siccome per la teoria delle traduzioni fanno cagare su internet, il vostro testo finale in italiano sarà diverso da quello originale in italiano. Diciamo che viene sempre una merda, diciamo che se non ti metti lì a riscriverlo non ti verrà mai bene, e io ho riscritto pezzi qui e là,
Poi le ho registrate col mio microfono Yeti blu, blu Yeti. Però se mi facessi sentire l'audio originale, adesso a sentire l'audio è bellissimo, non hai fatto neanche un errore, vabbè, qualche così cosa. Però se mi faccio sentire ci sono dei pezzi che li rifaccio 5 volte e poi ma vaffanculo. 3, 2, 1. Allora, Batman con una grandissima grafica speciale della questo motore, ma vaffanculo. 3, 2, 1. Allora, Batman, i personaggi sono dettagliatissimi in ogni video. Due palle, non lo so. Adesso però stamattina mi è venuto un... Che palle, devo andare dal meccanico a cambiare l'olio. Stavo... Piove anche. Non so. Allora, stavo pensando, ma secondo voi, amici, mi conviene comprare un software di audio per registrare dal microfono Yeti? Premesso che io di questi editor audio ne ho avuti diversi, però non li ho mai saputi usare, insomma. Sì, riesco a sfacciugare l'onda, ad esempio c'è quello della Yeti. Io sinceramente del microfono Yeti pensavo che mi desse un software gratis per registrare, invece non ti dà niente. Allora devi usare quelli che hai te, cioè, non c'è problema usare quelli che hai, non è una roba speciale, c'è il suo software suo. Però pensavo che mi desse un software che so, versione light, qualche da spacciugare, un po' di effetti, non lo so. Per il momento li ho registrati direttamente in Final Cut Pro, che poi Final Cut Pro dentro al suo interno ha dei filtri, cioè metto quello della voce, quello del voiceover enhancement e basta. Non è che vado a spattaccare troppo, perché non so neanche cosa mettere. Uno mi ha detto compra il filtro pop. E cos'è sto filtro pop? Boh. Ci volevo comprare un flange, non lo so, un riverbero, no. In Final Cut Pro nella sezione audio filtri c'è qualcosa che sono cose basilari che saranno da Apple Logic, non lo so. O se no, perché il software è quello della Yeti, bellino, con tutte le cosine, ma non è che è economico, costa $149. A sto punto guardo l'Apple Logic, che è rinomato in tutto il mondo. Anche lo Yeti, però vuoi mettere Apple Logic con lo Yeti? Non lo so, ci penserò. Ovviamente uno può dire lo puoi fare con GarageBand, ma non lo so. Sinceramente a me piace la comodità di averlo in Final Cut Pro diretto, e allora magari non compro niente. Comunque ci guardo. Ci guardo cosa costa Apple Logic. Quanto costerà? 99, mi pare. Ieri sera sono andato in palestra, ho leggo 600 calorie. Allora, ho sentito un disco bellissimo, oggi me lo sparo di nuovo. È di David Gilmour o David Gilmore o David Gilmore. Ed è il concerto a, non so, in Russia, Kansas. Molto bello. Ci sono un po' di tracce nuove di David, perché David, se non lo conoscete, è quello dei Pink Floyd, no? Che i Pink Floyd non stanno più insieme, si sono separati. Allora David però continua a suonare. Allora fa i concerti. Perché io infatti vorrei andare a vedere un concerto dei Pink Floyd, però purtroppo non li fanno più. L'ultimo è stato 30 anni fa o 20 anni fa, però David li fa ancora. E se David venisse, non dico a Jacksonville, mi sembra quasi impossibile, però se venisse, insomma, ad Atlanta, vabbè, qualsiasi città, perché intanto anche Atlanta ti tocca pagliare l'aereo, ci farei un pensierino, perché David è David, eh. Io vado a vedere i concerti solo delle persone strafamose, non vado a vedere il concerto, che so, di Ron, che fa alla sagra del pistacchio di Porto Guano. No, io voglio andare, devo spendere i soldi, devo andare in coda, devo fare la coda, voglio far vedere qualcuno importante. Adesso uno dice i Metallica sì, però sono ancora, diciamo, quelli vivono ancora altri 30 anni. Invece David ormai c'ha un piede nella fossa, se non lo vai a vedere quello muore. E muore, David Gilmore. Oh, le fa anche rima.
Allora, stavo sentendo sto disco, è un doppio album, molto bello, perché è un po' di canzoni sue, nuove, e poi c'è Echoes, c'è Comfortable. Secondo me quella, la versione di Comfortable Lamps in quel disco lì forse è una delle migliori, perché poi essendo live, allora lo fa molto più lungo da solo. Bellissimo. Allora, il mio gruppo preferito, pop rock, Pink Floyd. Canzone preferita, pop rock, Comfortable Lamps. Comfortable. Potevano chiamarlo Nams, molto più semplice da pronunciare. Comfortable Nams. Allora, poi la cosa bella di Amazon Prime, che funziona per il momento solo negli Stati Uniti, Inghilterra e forse anche Germania, che la Germania ha degli strani accordi con la musica, che riescono a fare cose che in Italia non si riescono a fare. Cioè, in Italia, nel Mozambico e Bosnia Erzegovina non si può fare questo. Allora, parliamo di una delle feature molto belle di Amazon Prime mentre sento la musica dal mio cellulare, no problem, e leggere le parole. Allora, mentre facevo la bicicletta, mi sono letto le parole di Comfortable, mi sono letto le parole di Echoes. Echo di una distant eye. Adesso me lo ricordo, il capuzzo, la canterò. Echo, se non la conoscete, è una canzone molto bella dei Pinks, una delle mie preferite. Però è lunga, 24 minuti lunga, e forse lì in quel CD che è live dura ancora di più. Una delle canzoni più lunghe del mondo, tra l'altro, secondo me. Adesso sì, se andiamo a cercare ci sarà uno, un DJ che ha fatto una canzone di 66 minuti, ma una stronzata. Io voglio una canzone. Allora, ditemi un'altra canzone di qualche gruppo che l'hanno fatta lunga, ma non lunga elettronica. Io voglio uno che suoni la chitarra per 24 minuti di fila, e tu mi dirai. E non lo so. Comunque, secondo me, non ne conosco nessuno che ha fatto una song così lunga live pure, eh. E questo è molto bello. Poi dopo mi sono sentito un po' così, un po' cosà. Mi sono sentito Black Old Crow Medicine Show. Coke. No, com'era quella? I sniff cocaine to the land. I sniff cocaine. Cocaine. Quella era bellissima. Take me away. Take away. Take away this change for me. Anzi, adesso canto come canterebbero quelli che vanno al Grande Fratello. There is a way. There is a way, there is a way, di Jane for me. Na 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 na, they go sing. Oh na 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 na, da, na na. Quelli che facevano i provini, no? Col microfono così, fita. Take away jing, say no ma yi. Te wa se ba jingas. È lo stesso, giustizia è fatta. Parliamo della Bosnia e Erzegovina adesso, perché praticamente Marta a scuola ha detto a una: ma te sei della Bosnia? No, aspetta, o gli ha detto della Serbia? Ma scusa, non si è detto Martin Luther King, non ha detto che siamo tutti amici, siamo tutti fratelli? Allora siete razzisti, tutti razzisti. Perché gli ha detto: ma vabbè, te non sei lì della Serbia. No, ma cosa dici? Cioè, non gliel'ha detta lei direttamente, è un'altra persona. Ma cosa dici? I bosniaci non sono serbi, e i serbi non sono jugoslavi, e gli jugoslavi non sono Est Europa. Ma cosa dici? Ma secondo me è tutto uguale. Poi uno, ovviamente, il classico nazi rompiballe che arriva: non sapete la geografia. Allora, non è che bisogna sapere la geografia
della Jugoslavia e come si è spaccata, della guerra. Vabbè, sappiamo, la Jugoslavia è davanti all'Italia, punto e basta. Io per la mia geografia che so, davanti all'Italia c'è il mare Adriatico, dall'altra parte c'è la Jugoslavia, tutta lunga, poi c'è l'Albania e poi c'è la Grecia, a posto, non devo sapere altro. Invece no, Jugoslavia non c'è più, se non lo sapete, no? Poi i tedeschi sono arrivati, distrutto tutto, Mussolini è caduto e ma allora non voi non sapete niente. Ma voi da quanti anni ha che siete qua? Da qua? 3 anni, minchia, 3 anni! Che film è? Che film è? Allora voi non sapete niente. E mangiando, grandissima interpretazione di Antonio Catania. Sì, Antonio, ti chiamo Catania perché mi piace di più. Mi sta sulle palle, c'è il nome così perché li dobbiamo chiamare Catania. Come quelli che si chiamano di cognome Culo, però fanno l'accento diverso, Culo. Sono Antonio Culo? No, sei Antonio Culo, punto e basta. Allora, minchia, 3 anni, 3 anni, non sapete niente. Allora, i comunisti sono qua, i tedeschi, track, Mussolini, gli americani. Bellissimo film, uno dei miei film preferiti. Ok, poi, orca puzzola, mi dovevo portare il cooler oggi, il frighetto, perché oggi arriva la prima spedizione culinaria alimentare e purtroppo però non mi sono portato il culo, non mi sono portato il culo. Minchia, 3 anni. Bellissimo. Allora, praticamente la mia geografia è che Friuli Venezia Giulia fa parte dei tedeschi, il Trentino roba tedesca, insomma l'Italia è divisa, c'è il regno del Piemonte che comprende il Piemonte e la Sardegna, che poi io non capisco sto binomio. Infatti io conosco molti sardi e poi conosco molti piemontesi. Pensa a te, non l'avrei mai detto. E poi conosco dei sardi che vanno in Piemonte, cioè, e c'è proprio un gemellaggio quasi, no? Perché forse una volta stavano insieme, non so. E basta, queste quattro. Prendi ciuschi. Prendi ciuschi. Oggi che giorno è? Che palle, mi tocca andare dal... Allora, si presenta una settimana all'insegna del sole, della grandissima temperatura. No, diciamo che c'è ancora temperatura abbastanza bellina, però sta piovendo di brutto. Venerdì, sabato e domenica sto facendo l'impossibile per andare in campeggio, perché come ho spiegato nei giorni scorsi c'è un lavoro di merda che forse venerdì non potrei andare, non lo so. Però non è che faccio tutto sto casino e poi piove. Bello. E questo è quanto. Prendi le ciuschi. Allora, siccome sono entrato prepotentemente nel mondo dei videogame, sto pensando di fare l'abbonamento a Gamefly. Gamefly è un servizio che secondo me vale. Cioè, se inizio a fare sti giochi, vabbè, posso... Perché ho speso per quei 4 giochi, non tanto, $12, no? Perché 12, 3, 14, $15, tocco le tasse, no? $15 e ho preso 4 giochi. Però c'è da dire che a Redbox è un po' così il servizio, perché punto uno non ha super titoli, non ha tanti titoli soprattutto, non ha i titoli nuovissimi,
E poi devi essere fortunato a beccare il Red Bull giusto, ma a parte vedere che dal sito puoi un po' giostrarti dove trovarli. Però è un po' così. Allora ho pensato a Gamefly, che è un servizio che con 15 dollari, per i primi 3 mesi costa 9 dollari, puoi... ti mandano a casa i giochi e ultime uscite. Infatti c'è Need for Speed, che devo fare subito la recensione, ma Redbox non c'è. E quindi non so, ci penserò, vi farò sapere. So che devo andare in campeggio, allora lo farò prossimamente. Veniamo a una notizia della Florida. È stata aperta e chiusa dopo 2 giorni la caccia all'orso in Florida. Non davano il permesso a cacciare gli orsi dal 1994. C'è stata una grandissima polemica di tutti. Lo scozzese non guardo neanche perché sarà su tutte le furie. Ma tutti, diciamo che a me, sì, l'orso mi dispiace tutto quanto, però mi sembra una stronzata. Siamo sempre lì che la gente deve dire la sua. Quando poi va al McDonald's, mangia una bistecca, va di qua, mangia le bistecche. Allora, secondo me, le uniche persone che potrebbero dire qualcosa sarebbero i vegani o gli animalisti, che proprio non mangiano, altrimenti sono i pochi da punto e basta. Quindi, allora, stesso discorso i giapponesi che uccidono i delfini. Se loro li mangiano, porca puzzo. Stesso discorso i thailandesi che uccidono i cani. Se loro li mangiano, porca puzza, arrivi te, bimbo minchia, con la pizza. E noi la pizza, noi la pizza, noi le cose, animali, proprio animali. Però poi la salsiccia te la mangi. Oh, mi sono sulle palle. Allora, l'orso, diciamo che uno dei punti, dicono che non ci sono tanti orsi. Lo Stato dice che c'erano così tanti orsi che bisognava dare una ripulita. Comunque, 2 giorni ne hanno uccisi 250, ok? In tutta la Florida. Di migliaia di cervi, che la caccia è aperta non so quanti mesi all'anno, non gliene frega niente. Il cervo può morire, può essere ucciso a colpi di macete, a quello che vuole, non gliene frega niente a nessuno. Invece arriva l'orso, perché lui è l'orso, sono l'orso, guarda che bello, sono grande. No, l'orso, no, l'orso no. Allora io dico, o tutti o nessuno. Allora, praticamente tutti ce l'ho tutti. Vaffanculo. 3, 2, 1. Allora, praticamente tutto ce l'ho tutti.